Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Oggi voglio raccontarvi una storia. Una vostra compagna paragonava una retta, e quindi una distanza infinita, alla distanza che sente tra le persone a cui vuole bene e che adesso non può vedere e non può abbracciare. Così voglio raccontarvi una storia che secondo me si avvicina molto a questa idea. Si tratta del racconto di Achille e la tartaruga, di Zenone, un filosofo dell'antica Grecia. Zenone parla di una gara di corsa tra Achille e una tartaruga. Achille è un eroe della mitologia greca che sappiamo essere molto molto veloce, e poiché la tartaruga è uno degli animali più lenti che noi conosciamo, Achille concede alla tartaruga un vantaggio, cioè la tartaruga parte più avanti rispetto ad Achille. Al momento dell'inizio della gara, Achille inizierà a percorrere quella distanza che lo separa dalla tartaruga. Ma intanto che Achille percorre quella distanza, la tartaruga va un po' più avanti. Perciò, quando Achille arriverà dove la tartaruga si trovava alla partenza, la tartaruga sarà già più avanti. E quindi Achille dovrà percorrere di nuovo quello spazio che lo separa dalla tartaruga, ma nel mentre la tartaruga sarà andata ancora più avanti. E così all'infinito. E quindi di fatto la tartaruga non la raggiungerà mai. Ma ci sembra che fila tutto liscio. Di fatto lui deve raggiungere la tartaruga, ma non ci riesce se la tartaruga si continua a spostare in avanti. E per secoli molti pensatori hanno ragionato sulla possibilità di dimostrare perché questo enigma di fatto non fosse vero e non corrispondesse alla realtà. Zenone l'aveva utilizzato per dimostrare che di fatto lo spostamento, il movimento, è un'illusione. Al tempo di Zenone, quando lui presentò questa storia, un filosofo chiamato Diogene di Sinope non disse nulla per contraddirlo, ma quello che fece è che si alzò e camminò, dimostrando che quel ragionamento in qualche modo lo stava intrappolando, anche se sembrava filare tutto liscio. E qui penso alla nostra mente, che è in grado di creare delle barriere, che a volte sono invisibili, ma altre volte invece, quando le barriere sono vere, queste barriere non rimangono fuori, ma entrano nella nostra mente e ci limitano. Adesso abbiamo delle distanze vere, reali, che ci separano dai nostri cari o dai nostri amici. E se noi non possiamo alzarci e camminare nella realtà, cos'è che possiamo fare? Beh, alzarci e camminare non serve solo per percorrere distanze e spostarsi, quindi poi per incontrare le persone, ma alzarci e camminare in questo caso forse vuol dire scegliere di rispettare queste distanze, perché queste distanze sono state scelte da noi per far sì che gli altri stiano bene e che noi stiamo bene e che ci possiamo riabbracciare serenamente e passare ancora tanto tempo insieme, ma solo più in là. Stiamo scegliendo di essere lontani ora per essere più vicini dopo. Quindi non pensiamole come infinite, perché in realtà siamo ancora più vicini, volendo il bene l'uno dell'altro. Quello che possiamo fare ora non è camminare fisicamente, ma è camminare verso l'altro. Chiamiamoli, diciamogli quanto gli vogliamo bene, sentiamo come stanno, giochiamo insieme virtualmente, ricordiamo insieme dei momenti belli. Questo è quello che ci avvicina in questo momento, è la distanza che dobbiamo percorrere, una distanza di trovare nuove strategie per stare vicini. Perciò alziamoci. Scegliamo di alzarci con la fiducia che affrontando le difficoltà e anche le cose che ci fanno soffrire possiamo trasformarle in qualcosa di bello e sorprendentemente nuovo. Affrontare queste sofferenze e trasformarle è proprio quello che ha fatto Gesù, vivendo la croce e poi risorgendo. Possiamo generare qualcosa che non ci aspettavamo, qualcosa di totalmente nuovo. Quindi vi auguro una buona giornata con la fiducia, anzi la certezza, che nessuna distanza è infinita e nessuna difficoltà è impercorribile. Buona giornata!